Ragazzi, con me non c'è problema, venite a telefonare. Lo pubblicai 3 metri sopra il cielo, che lo pubblicai nel 92 e poi uscì dopo 12 anni. E quindi ho letto una sceneggiatura che prendeva spunto da un piccolo paese molisano, in realtà, perché è un vero paese, dove effettivamente non c'era campo, quindi un'assenza completa di segnale, e dove sembrava che le persone, gli abitanti di questo posto, almeno nell'articolo che era uscito, che era stata la ragione poi della scrittura di questa sceneggiatura, la gente vivesse meglio. E su questa idea di questa prima sceneggiatura abbiamo riscritto un pochino alcune cose, soprattutto sapendo e sperando che avessimo l'occasione di avere degli adulti, degli attori bravi, giusti per i ruoli che avevamo un pochino individuato. A Scorrano non c'era campo veramente, quindi è stata perfetta da un punto di vista quasi di raccontare questa storia. Mi è piaciuto molto lavorare con questi giovanissimi che si sono mischiati con gli adulti in maniera, spero, credibile rispetto a quello che avete potuto vedere. 18 ragazzi. C'era, o perlomeno noi lo vedevamo così, c'era una forte alchimia fra tutti loro, cioè sembrava che si conoscessero da una vita, o io pensavo che si conoscessero una vita, infatti tante volte dicevo, ma da quanto è che vi conoscete? Ah, da 4 giorni. Ah, dicevo, però questa cosa, questa chimica fra loro è nata e io penso che nel film si veda moltissimo. Un onore grande essere al fianco di attori fenomenali come Vanessa, Corrado, Claudia, Gianmarco e tutti questi big che abbiamo avuto l'onore di conoscere. Essere tenuto per ultimo è una cattiveria. E quindi, in tema di cattiveria, tenuto per ultimo, voglio dire che è stato un film terribile, che mi sono trovato malissimo con tutti, che ho detestato soprattutto i giovani perché hanno 25-30 anni meno di me, perché sono giovani, perché sono bravi, che non sopporto nessuno, ma non è vero. In realtà purtroppo è esattamente quello che hanno detto tutti quanti loro. Con Federico io mi sono trovato benissimo e quindi non faccio altro che ripetere quello che hanno detto tutti quanti. Poi alla fine parlano, penso, i film, le immagini.